piccoli cimiteri rurali sono spesso gioiellini architettonici disseminati in amene località, immersi nel verde e luoghi della memoria, carichi di vissuto e dove spesso chi vi ha trovato riposo e coloro che li frequentano sono la storia del luogo. Fanno ne a diversi di questi micromondi che però, essendo decentrati e più esposti agli agenti atmosferici e di fattura non proprio delle più innovative, mostrano inevitabilmente i segni del tempo. Oltre a questo, un altro segno del passare del tempo è ben presto la saturazione dei posti disponibili, con la conseguente migrazione delle salme verso altri cimiteri più grandi e in altre città, una sorta di mobilità passiva. Ora, uno di questi piccoli cimiteri rurali sta per ricevere un ampliamento molto atteso e richiesto dai componenti della comunità, quello della frazione di Caminate. Ovviamente i loculi appena saranno terminati verranno posti a bando perché è possibile, sarà possibile in questo caso, almeno questa è la nostra intenzione, di prenotarne una minima parte anche prima della scadenza normale prevista dal bando e dal regolamento dei servizi cimiteriali. Lavori già iniziati nei giorni scorsi anche sotto l'occhio vigile degli archeologi che assistono i tecnici del comune nelle prime operazioni di scavo, avendo in passato questi luoghi riservato qualche rilevante scoperta proveniente dal passato. Adesso sono in corso le operazioni di scavo per i pali, perché sono previste delle palificazioni profonde fino ad una profondità di circa 9, 10, 11 metri. Sono previsti 6 pali e una platea di fondazione. Su questa struttura poi verrà realizzato il manufatto, che è in pratica costituito da elementi prefabbricati per un complessivamente circa 32 loculi più dei piccoli, diciamo, ossarietti. Altro problema che verrà affrontato poi nell'ambito del cantiere è la regimazione delle acque superficiali. Tempo di consegna dei lavori? Ma sono previsti contrattualmente 150 giorni, ma noi prevediamo di completarli prima, anche condizioni meteo permettendo. Quindi diciamo che verso la fine di giugno dovrebbero essere pronti.